Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera a tutti e sono molto contento di vedervi anche numerosi, molto felice che questa iniziativa partita dalla PGL sia stata estesa alla PGA tutta e per questo ringrazio Francesco Gatti con cui ci siamo sentiti in mattinata e diciamo che stiamo seguendo un pochino il percorso di quello che sta facendo la PGA in questo momento con tutti i workshop che sta organizzando. Partendo dal nostro, che vi voglio dire? Che quest'anno ricorre il quarantennale di una grande vittoria, di una grande impresa sportiva, di un grande momento di golf, di una pagina veramente importante, una pagina scritta 40 anni fa, appunto, veramente importante del golf italiano, appunto con la vittoria di Massimo nell'Open d'Italia del 1980. Spesso purtroppo dimentichiamo le grandi imprese, no? Le grandi imprese sportive del passato e magari i vecchi campioni. Diciamo che questo qui è un momento per stare insieme, parlare di golf e soprattutto celebrare quelle quattro giornate magnifiche che lo portarono appunto alla vittoria. E a proposito di quella vittoria vorrei dirvi un paio di cose. Prima di tutto che io avevo 12 anni, Stefano ne aveva 10, eravamo bambini e ricordo che la sera prima dell'ultimo giro mio padre ci comunicò che ci avrebbe portato a vedere l'Open d'Italia, quindi l'ultimo giro dell'Open con Massimo in testa anche di qualche colpo. E ricordo che faticammo a prendere sonno perché eravamo emozionati appunto per andare a vedere una gara di quel livello. E poi ho sentito dire magari tante volte sì, ma era un golf di un altro tipo, era un golf di 40 anni fa, e a parte che io penso che dal punto di vista sportivo ogni atleta è figlio del proprio tempo, però vorrei ricordare una cosa importante: il field di quell'Open d'Italia, che forse è stato il field migliore della storia di tutti gli Open d'Italia, e vi spiego subito il perché. In quell'Open d'Italia giocava Nick Faldo, che poi avrebbe vinto 6 major, Massimo se lo ricorda bene, avendoci giocato tante volte insieme. E quell'Open d'Italia c'era Bernard Langer, che avrebbe poi vinto 2 Masters e 11 titoli major da senior, quindi una cosa incredibile. Quell'Open d'Italia c'era addirittura Greg Norman, che avrebbe vinto 2 Open Championship, e Ian Woosnam, che addirittura fu Master Champion. Massimo quell'Open d'Italia lo vinse con 5 colpi di vantaggio, quindi diciamo dominando. E è una cosa che troppo spesso in tanti non ricordano, soprattutto dei giovani, no? Pochi giovani, soprattutto del nord, conoscono poco Massimo Mannelli e l'impresa che ha compiuto nel 1980. Ed è una cosa secondo me un pochino sottovalutata, tutto lì. Quindi niente, partirei con Massimo, sentirei che cosa ha da dirci, vediamo se riesce a farci volare con la fantasia ricordandoci quelle magnifiche quattro giornate, e soprattutto se volete intervenire, sarei molto contento, magari fategli delle domande, se volete magari intervenite in chat con me, così poi vi introduco in modo che non si sovrappongano tutti gli audio. Vai Massimo. Ciao Gianluca, grazie dell'occasione che mi hai creato. Vorrei ringraziare la PGL, nel presidente Stefano Pietrobon e tutto il consiglio, e naturalmente la PGA italiana con Mauro, con Francesco che è qua presente, che non ci conosciamo di persona ma spero di farlo presto, e vi ringrazio tutti per veramente l'occasione emozionante che mi avete creato oggi. Sono 40 anni fa, sì, 17 di aprile iniziava l'Open d'Italia, quell'Open d'Italia che mi vide protagonista fino alla vittoria dell'ultimo giorno. Ricordare non è facile, i momenti sono stati tanti, però la cosa che più mi colpì è che fu tutto velocissimo, come un colpo di vento che mi portò dal primo all'ultimo giorno senza quasi accorgermene. Mi ritrovai su green da 18 che avevo 5 colpi di vantaggio e con tutto il pubblico dell'Acqua Santa che applaudiva,
I ricordi sono tantissimi. Come hai detto te, c'era un ottimo field, eravamo tantissimi, tutti agli inizi, poi c'erano anche giocatori minori, o quelli che, oltre a quelli che tu hai nominato, come gli spagnoli, poi minori per nome dire, perché c'era Manuel Pinero, c'era Antonio Garrido, Canizares, che poi è stato un grande giocatore, tutti ricordano la Ryder Cup che fece vincere al Belfry. E poi i sudafricani, John Bland, Baiocchi, gli inglesi, c'era Ken Brown, c'era Mark James. E loro arrivarono secondi, no? John Bland e Ken Brown. Ken Brown e John Bland secondi, poi c'è, e poi vabbè, i grandi, Faldo, Craig Norman. Faldo ci conosciamo tantissimi anni, avendo fatto anche una carriera dilettantistica insieme. E poi non voglio dimenticare anche la grande, mi sono andato a rivedere la classifica proprio oggi sul European Tour, la grande prestazione di tutti gli italiani, perché sì, io vinsi, ma Campagnoli finì nono, poi ci fu Roberto Bernardini, che posso dirlo senza che nessuno mi smentisce, la fu la mia musa, perché io conoscevo Roberto da bambino, il quale frequentava l'officina meccanica di mio papà, portava la macchina, spesso il lunedì veniva a chiacchierare, e a forza di sentir lui parlare delle sue vittorie, da lì nacque la mia, proprio scattò la scintilla, un giorno voglio essere professionista, voglio essere, se riuscirò, bravo come lui. Non vorrei dimenticare che Roberto, questo forse non lo sa ancora nessuno, pochissimi se lo ricordano, fu il primo italiano a giocare addirittura sul tour americano, e giocò un master americano, e credo che addirittura finì nei primi 10, se non vado errato. Da Roberto nacque la mia voglia di diventare professionista, mi battei con tutte le mie forze, perché sia i miei genitori che la federazione non ne volevano sapere. Dovetti apposta aspettare 24 anni, perché alla mia età la maggiore età arrivava a 21 anni, e io dovetti aspettare 21 anni per poter da solo decidere di passare professionista, perché prima sia la federazione che la mia famiglia non mi permettevano, non volevano assolutamente nessuno. E una volta passato professionista fu come una liberazione, iniziai questa vita che sognavo da tanto. E proprio qua vorrei aprire una parentesi, una persona che mi aiutò tantissimo, ancora oggi ringrazio, fu Baldovino Dassù. Baldo dai tempi era il pioniere, fu il primo italiano a giocare con regolarità al tour, e grazie a lui mi fece muovere proprio come un papà i primi passi sul tour, mi diede tanti consigli, mi insegnò tutto. E al terzo anno di tour, naturalmente il primo, io giocai pochissime gare perché ero militare, dovevo ancora fare il militare, lo feci nella compagnia atletica. Dal secondo anno iniziai, feci 11 tornei, abbastanza bene. Ai tempi non c'era ancora la scuola per prendere la carta, si giocava la prequalifica il lunedì, secondo i posti disponibili, quelli che passavano entravano e giocavano un torneo. Poi se entravi nel torneo e finivi il torneo, hai diritto a giocare quello dopo. Naturalmente l'Open d'Italia per me fu la prima gara della stagione del mio 180, avevo l'invito della federazione con l'ordine di merito, e dissi ok, qui c'è una buona occasione, gioco sul campo di casa, magari riuscirò a fare un bel torneo, guadagnare un po' di soldi e vorrei metterci subito in alto in classifica per mantenere la carta, perché l'obiettivo era quello. Feci un buon primo giro giocando con Pinero e Nick Faldo, mi toccò subito Nick Faldo, ci conosciamo, insomma ci fu un po' di emozione a presentarsi sul titolo 1 con Nick Faldo. E qui apro un'altra parentesi, non voglio dimenticare l'aiuto che mi diede un mio carissimo amico che è tuttora Maurizio Taricone, oggi professionista di golf a Golf Perugia, che mi disse un paio di mesi prima, lui ai tempi lavorava al campo pratica dell'Acqua Santa, mi disse Massimo, mi piacerebbe farti da caddy, e io eravamo talmente amici, gli dico sì, sei una persona con la quale sto bene, con te in campo mi potresti aiutare tanto, e Maurizio si mise la mia sacca sulle spalle e partimmo insieme per questa avventura. Bel primo giro, 6-8, malgrado un fuori limite alla 4, io ero partito dalla 10, e qui vi racconto una storia. Io ero la seconda partenza al tee della 10 del mattino, 7:40, prima partenza Roberto Bolognesi 7:30, e sul tee della buca 11 Roberto Bolognesi, io lo vidi imbucare il ferro e fare only one, e si porta a casa una bella Fiat Panda messa in palio dallo sponsor, che era uno dei sponsor era la Lancia, mise in palio questa ai tempi bella Panda, perché erano soldi, e Roberto si vinse questa Panda. Perciò arrivati sul tee della 11, il primo obiettivo era andato, l'only one era stato fatto e la macchina era andata. E poi fece 6-8 quel giro. Roberto. Chi, scusami? Roberto fece 6-8, io feci 6-8, malgrado un fuori limite alla 4, che per me era la 13. Lì cominciai a pagare proprio l'inesperienza. Arrivò, se ricordo bene, un ragazzo dell'Acqua Santa, oggi un amico, Paolo Ferrari, venne su dalla buca 18, mi trovò alla 3, io ho appena fatto birdie alla 3, mi ero messo 3 sotto, e ci mettiamo un attimo a parlare, come giochi, come hanno loro, disattenzione, fuori limite alla 4, per fortuna birdie con la seconda 5, poi birdie 6, birdie 7, e chiusi con un bel 68, che per me era un ottimo giro, mi ritrovai abbastanza in classifica, e da lì dissi ok, proviamoci, vediamo cosa succede.
iniziò questa bella cavalcata che mi portò poi a un fantastico secondo giro in cui giocai veramente, veramente bene a golf, feci un bel 66, mi portai in testa alla classifica. E da lì tutti mi dicevano naturalmente la pressione era tanta perché giocavo a casa mia, sì, ma con tutto il pubblico, con tutti i soci, tutte le persone che conoscevo, anche fuori del golf che mi incitavano, devi vincere, vincerai, vinci, lì la pressione fu tantissima. Ma devo dire che la resti bene, abbastanza bene, un bel terzo giro in 70, controllando la situazione, e poi l'ultimo giro in un vento terribile che sicuramente ti ricorderai, tirava un vento veramente forte, io ero completamente inesperto nel vento, però me la cavai, mi portai sul tee della 11, finita la 11 con 8 colpi di vantaggio, e lì, tra un po' di emozione, qualche colpo di troppo buttato, però insomma, controllai bene la situazione fino a trovarmi sul tee della 17 con 6 colpi di vantaggio e finì così, 5 colpi di vantaggio, finì così. E fu l'apoteosi, poi di lì in poi non mi ricordo più niente, non chiedetemi niente di quello che è successo da quando lasciai il tee della 18 fino alla fine, l'unica cosa che mi ricordo è che entrai nella... Ai tempi il recording score era una roulotte messa vicino alla piscina della 18 con due signore della federazione, per chi se ricorda, Nanna Lazzari, che prendeva gli score, controllava, passava il direttore del torneo, che ai tempi era Mario Camicia, e di lì si facevano le classifiche. Ecco, poi mi ritrovai in sala stampa con tantissimi giornalisti davanti, italiani e inglesi, il mio inglese ai tempi non era... niente di eccezionale, però me la cavai, insomma, feci poi premiazione e l'apoteosi. Questa fu la mia settimana per sempre. Poi ci sono tanti piccoli aneddoti che man mano vi racconterò, quella del pat famosa, che è vera, anche se si dice che tanti, che fu una favola, invece è vera, che un socio dell'Acquasanta mi prestò il suo pat il giorno prima di iniziare l'Open e iniziare a imbucare, e tante altre belle cose. E niente, ti voleva fare una domanda intanto Francesco Gatti, sì. Quindi puoi ciao Francesco, tranquillamente. Ciao Massimo, ma ciao, niente, Francesco. Allora volevo sapere l'immagine più bella che hai in mente di quei 4 giorni, proprio una sorta di flash, e se c'è stato, qual è stato il momento più difficile dei 4 giorni e come hai provato a superarlo e come evidentemente l'hai superato. Guarda, forse il flash più bello è un'immagine che io, che a me piace tantissimo e mi ricorda proprio in quello che è il golf, i momenti di solitudine, perché poi in campo sei solo con te stesso, con tutti i tuoi pensieri positivi e negativi che escono fuori, e hai vicino solo una persona, al tuo caddy. È un'immagine che, delle tante foto che mi hanno fatto, di un che io sono, lascio il tee e sto andando su un fairway un po' in salita, ricordandomelo, potrebbe essere il fairway verso il fairway delle 8, e sono solo. Con la testa un pochino che penso, e lì probabilmente sto pensando che sta succedendo forse qualcosa di importante nella mia vita, anche perché, sai, era la prima esperienza, primo anno di tour, quando ho giocato le 11 gare, avevo giocato, ma non ero mai stato né coi primi né conosciuto, ero praticamente un illustre sconosciuto, e lì per un attimo credo che stavo pensando un po' a quello che potesse essere i cambiamenti di vita, quello che poteva succedere dal giorno dopo, ma non di vita esterna, di vita nel golf, cioè da domani mattina sei in prima pagina su tutti i giornali, e da lì la vita si farà dura, perché poi è ovvio che sì, vinci, vincere è bello, ma poi dopo ti ritrovi proiettato in un mondo molto più grande del tuo, almeno per me è stato così. E immagini di ti posso dire, di crisi, di paura, qualcosa? No, non mi ricordo nulla. Ti dico che proprio ho giocato in un modo, mi sentivo proprio tranquillo di poter fare giorno dopo giorno, di poter compiere l'impresa. A un certo punto ci ho cominciato a credere anche io, anche se ho cercato di farlo più tardi possibile, perché non volevo poi magari rovinare tutto. Anche una buona prestazione, poi non vincere, magari finisci nei primi 5, nei primi 10, che era già un grosso risultato. Però la paura era quella di rovinare tutto all'improvviso, come poteva succedere, perché non sapevo neanche io come avrei potuto reagire poi sotto pressione. Invece devo dire che tutto andò liscio, anche l'ultimo giorno, quando alzandomi la mattina sentii veramente tirava un vento, chi conosce Roma e l'Acquasanta sa che aprile è un periodo di vento, forte vento, spesso di scirocco, c'è un vento caldo che tira abbastanza forte, e in uno dei lati più difficili per giocare il campo. Quello un po' mi ha aiutato il fatto di conoscerlo e sapevo come cavarmelo, però il vento era veramente forte. Max, grazie mille, ottimo. Ci sono altre domande, comunque, no, una veloce io. Quanto è stata importante la 1, la prima buca del quarto giro? Quella ce la ricordiamo tutti. Quella ce la ricordiamo tutti, ma ricordo io per primo mi presentai sul tee,
che non sapevo che fare. Avevo praticato, con Langer e John Bland, credo. Langer giocavo con Langer e no, John Bland. Giocavo con Langer e un ragazzo gallese, che mi sembra si chiamasse John Hay o qualcosa del genere, un ragazzo giovane anche lui, che ci eravamo conosciuti da dilettanti. Il problema non è con chi giocavo, è che anche se avevo praticato molto all'Acqua Santa col vento da sinistra a destra, l'avevo fatto apposta, mi presentai sul tee e il vento era forte, perché tirava veramente forte verso il fuori limite. Il primo pensiero fu: Massimo, fai tutto, mandala sul fairway della 18, ma non far fuori limite, perché partire con l'out alla 1 sarebbe stato devastante. Feci un brutto drive a sinistra nel rough e da lì trovai inaspettatamente tutto aperto, però vi dico che dall'altezza dei pini di sinistra giocai un ferro 7 di secondo al green per quello che c'era di vento. E misi la palla a 3-4 metri dalla bandiera, credo di ricordarmi più o meno, in buca il putt e partì subito con birdie. Ovvio, questo mi diede ancora più sicurezza e più carica. La prima buca, quella più che temevo un po' più di tutti, era passata, ma la temevo per il vento, non per il resto, proprio per il vento. Ho visto anche già qualcuno andare fuori limite, perciò credo che uno di questi fu proprio Faldo che finì fuori limite. Sì, sì, davanti a te. Guarda, c'è Nick Bisazza che vuole farti una domanda. Entra, Nick. Dimmi, Nick. Ciao. Mi senti? Sì, benissimo. Ciao, Nick. Ciao, ciao. Allora, a me mi hai raccontato sempre della 5 dell'ultimo giro, dove c'era tanto vento e portava verso fuori limite. L'hai giocata cotta a sinistra, al par 3. E poi hai bucato e fatto due, dove tutti quanti fare par era un miracolo. Sì, non era l'ultimo giro, ma credo che fosse il terzo giro dove c'era vento, perché l'ultimo c'era destra. L'ho messo in green. L'ho messo in green a sinistra, però il terzo giro fu quello, c'era tanto vento verso destra. E io alcune buche le giocai in modo proprio, dico, meglio il bogey che resto. Infatti credo che fui uno dei pochi che alle buche che hai par 3, specialmente alla 5, non pagai. Anzi, alla 5 credo che la giocai due sotto nei quattro giri, che all'Acqua Santa, chi lo conosce sa che la 5 è quasi una delle buche decisive sulle 72 buche. Una cosa che ti ricordo, che a te ti devo ricordare, è che poche settimane prima dell'Open a me mi si ruppe il mio drive Spalding di testa di legno, sciaffe d'acciaio, e ai tempi non è che si trovavano bastoni da sostituire un attimo, e il papà di Nicolò, che era un collezionista di bastoni ed un grande amico, mi spedì giù 3-4 drives da provare. E io presi quello che mandava più o meno bene, infatti poi fa un po' il mio tallone d'Achille durante l'Open. Presi questo drive McGregor che mi mandò il papà di Nick con un sciaffe d'acciaio, credo X qualcosa, e niente, ci giocai. Dico, ok, questo è il meglio di quello che posso avere. Perciò io praticamente iniziai l'Open con un drive quasi sconosciuto, però devo ringraziare la famiglia Bisazza per questo. Senti Max, c'era Stefano che voleva farti una domanda. Eccomi. No, vabbè, innanzitutto... Ciao, presidente. Ciao. No, vabbè, mi ricordo benissimo la 1 e io lì ci ho avuto la sensazione che tu era il giro giusto, quello lì. Ma mi ricordo tantissimo anche la buca 4, dove tu eri andato col primo in raffa a sinistra, poi il secondo eri andato attaccato alla rete a destra, e da lì hai fatto un approccio veramente mondiale, che l'hai messa un palmo dalla buca e hai fatto 4. Mi ricordo invece che Langer era un metro a sinistra, un metro e mezzo a sinistra, a destra della buca, ha fatto 4 putt. E ti ricordi quell'aneddoto? Sì, mi ricordo quell'aneddoto, e ti ricordo forse anche di più, che credo che la mia palla colpì quasi la rete e tornò... No, l'ha colpita, stavo là di più. L'ha colpita appena. Però hai tirato un approccio, hai fatto un approccio delizioso da lì, con tutto il green in discesa. Sì, un chip bellissimo. Non c'ero, io c'ero, ma non vidi la palla. Poi chiedo proprio voi, mi avete detto qualcun altro, mi disse: guarda, ti ha preso la rete, tornato dentro, fui fortunato. Poi lì sì, feci un approccio meraviglioso, sia perché l'approccio era un po' uno dei miei punti forti, e poi per la conoscenza del green mi aiutò tantissimo. Era difficilissimo, perché col vento dietro così forte in discesa. E mi ricordo benissimo Bernard Langer, col quale poi dopo questa gara io diventai molto molto amico, passammo tante settimane di gare insieme, anche dividendo l'hotel e tantissime cose. E Bernardo fu uno di quelli che anche lo vidi smettere a Barcellona 2 anni dopo, sul green della settima buca, dopo, che ne so, 7 palle in bandiera, la più lontana a 2 metri, aver fatto solo 3 patte 4 patte, si ritirò, parlò con giudice arbitro. Questa se la può ricordare benissimo Baldovino, perché giocava con lui, io non giocavo, non mi ero qualificato, e Bernard Langer lasciò il campo dicendo al giudice arbitro: non ce la faccio così, e Giuseppe Arbio lo autorizzò a lasciare il campo e si ritirò. Stette fuori un po' di mesi e poi ritornò Bernard, uno che le ha provate di tutti i colori, e alla fine l'ha vinta lui, perché
quel gran giocatore che è stato. Vedo che ancora gioca con grande successo sul senior tour americano. Bernardo è un esempio da prendere, veramente esempio da tutti i giovani. Un ragazzo che aveva un golf meraviglioso dal tee al green, e poi sul green, però la vinse lui. Provò tutti i metodi. Ai tempi, vi dico, non c'erano gli specializzati come oggi, sia di pat che di gioco corto, di tutte le cose. Non c'erano tantissimi pat da provare, ma Bernardo si allungò il pat, se lo mise sul braccio. Vabbè, il pattone gli ha cambiato la carriera. Ha cambiato la vita, sì, infatti. Sì, gli ha cambiato la vita, è stata la sua fortuna, però prima di arrivare al pattone lui le provò di tutti i colori, credetemi, io me lo ricordo una volta, si presentò con un ping allungato che gli arrivava sotto l'ascella, se lo metteva sotto l'ascella e lo teneva fermo, insomma, veramente le provò di tutti i colori, grip grandi, grip piccoli, e praticamente tutto da solo in Germania, perché ai tempi non c'erano grandi conoscenze. No, comunque la domanda che io volevo farti, a prescindere, ecco, sì, ricordavo questo aneddoto bellissimo della buca 4 e anche l'arrivo alla buca 18 quando avevi 5 colpi di vantaggio, dopo che hai vinto l'Open d'Italia, come hai pensato di valorizzare quella vittoria e quali sono stati i tuoi programmi rispetto alla stagione, alle stagioni future di partecipazione, di gare, cioè quali erano i tuoi obiettivi? Allora, ai tempi gli obiettivi erano quelli di cercare di mantenere la carta, perché poi le gare erano pochi, i soldi erano pochi e le spese erano tantissime, non avevi sponsor, non c'erano le low cost come oggi, perciò un biglietto aereo poteva costare anche 800.000 lire per andare a Londra, perciò non potevi tanto programmare quanto all'inizio della stagione io avevo fatto una programmazione con le prequalifiche, perciò giocavi lunedì, facevi la prequalifica, se passavi dentro, se no rimanevi lì 4 giorni ad allenarti, andavi al campo dopo, prequalifica. Certo, la vittoria d'Italia mi cambiò tutto, perché avevo l'esenzione per un anno. Non facevi più le prequalifiche, no? Non facevo più le prequalifiche, ero a questo punto mi cambiava, perché ero addirittura costretto a giocare le pro-am del mercoledì, perché le pro-am del mercoledì, che era la pro-am dell'Opera, giocavano fisse i primi 30 dell'ordine di merito, per quale io a questo punto dovevo anche giocare le pro-am e dovevo anche giocare delle pro-am che già organizzava la PGA European Tour e Charity a lunedì, per raccogliere fondi per gli ospedali, per le associazioni di anziani, per i disabili, per tantissime cose. Dovevamo anche delle volte presenziare a queste cose, e perciò mi cambiò completamente la stagione. Mi ricordo che l'unica cosa che feci, decisi subito di cancellarmi dall'Open di Francia la settimana dopo, perché ero poco svuotato, non ce l'avrei potuta fare, e programmai di far subito 4-5 gare vicine le migliori, anche perché poi la stagione buona era in Inghilterra, i soldi c'erano in Inghilterra. Non nascondo niente che io vinsi 7.000 e rotte sterline, che al cambio erano 11 milioni di lire, insomma non è che vinsi una cifra che mi permetteva di dire ok, cambia la vita. L'unica cosa che mi cambiava è che potevo evitare le prequalifiche e avere la certezza di giocare tutto l'anno. E ti dico subito che 2 settimane dopo mi presentai a Madrid e da illustre sconosciuto mi presentai con la prima pagina di tutti i giornali. Mi toccò subito José Rivero e Canizares. Avevo dietro Ballesteros, Norman e non mi ricordo chi, e davanti Faldo, John Bland e Bernard Lange, perciò mi ricordo la terrazza, non so per chi conosce Puerta de Hierro, la buca 1 è un par 3 col tee sotto un'enorme terrazza che è davanti al clubhouse, e quando sono sceso giù mi sono guardato dietro, mi sono avuto i brividi, cosa che non avevo avuto a Roma, lì mi sono avuto i brividi, c'era una quantità di gente impressionante e tutti, che quando fu fatto il nome mio dallo starter, vincitore dell'Open d'Italia, tutti ad applaudire, io mi trovai veramente piccolo, come forse più piccolo della mia pallina. L'emozione fu tanta, però vabbè, oramai dovevi stare in quel mondo, l'avevi voluto, dovevi imparare a lottare. I primi tornei furono duri, perché mi ritrovai a giocare sempre in prima fascia, perciò con grandi giocatori, molto più esperti di me e forse anche più bravi di me, lo posso dire, e fu veramente dura. Poi pian piano, una cosa che mi aiutò molto, lo devo dire, è quello che non vedo più oggi nel tour. Questa sensazione l'ho avuta specialmente quest'anno all'Open d'Italia a Loggiata, andando a vedere un po' di giorni i giocatori dal vivo, sia su parte in greca che su campo pratica. Ai tempi nostri c'era molta amicizia, ci si aiutava molto. Non so, un personaggio come Santorans, già famoso, già vincitore, un giorno giocavamo in campo un giro di pratica insieme, mi disse: dopo, se vuoi a campo pratica, dico un po' di cose, finimmo, mentre io andai a prendere un panino, lui mi prese sotto il braccio e andiamo a campo pratica. Andiamo a campo pratica, e si mise invece in pratica a lui a praticare con me, stette lì, poi bevemmo una birra, gli tiriamo tante cose. Oggi non credo che succeda più, oggi vedo che tutti vanno per conto loro, ognuno fa la sua vita, e c'è
più, forse ci sono più interessi commerciali dietro. Ai tempi nostri eravamo ancora pionieri, più amici, ci divertivamo. Dagli altri mi inserì con molta facilità perché i grandi giocatori mi accettarono subito tra di loro. Grazie. Senti Max, c'era Antonio Severa che voleva farti una domanda. Poi Antonio, ciao. Grazie. Ciao Massimo. Ciao, quel giorno insieme a Gianluca c'ero anch'io che fece un'imbarcata, il papà, andammo insieme. Io vidi soltanto l'ultimo giorno, chiaramente, e mi ricordo che dal tee shot facevi un po' a fatica. E tra tutti i colpi giocati dal tee shot, oltre a quello della 4, quello della 1 a sinistra, me lo ricordo benissimo, alla 15, alla 16 a destra, se non vado errato, colpi di recupero che hai dovuto fare, qual è quello che ti è rimasto di più? Quello che ti ricordi meglio, quello che era stato più difficile? Beh, ti ringrazio la domanda e ti dico solo che i problemi sì erano due. Uno, il drive che mi si era rotto, per quello giocavo con un drive veramente che non sapevo neanche cosa fosse, me l'ha dato il papà di Nicolò, l'ho raccontato prima, e non c'era ai tempi la possibilità di scegliere gli sciaffe, non sapevamo neanche che sciaffe giocavamo, pigliavi un bastone in mano, cosa che io ancora faccio. Non c'era anche molto vento, insomma, capisco che poi l'ultimo giro, quello che è sì, stato. C'era tantissimo vento, ma la cosa che c'era di più è che sai, quando a 24 anni, secondo anno di tour, ti ritrovi in testa ad una gara, tra l'altro la tua gara, l'Open d'Italia, sul tuo campo, in mezzo alla tua gente, è ovvio che l'emozione sale di più. Poi combattevo contro giocatori che invece erano, non so, i sudafricani, John Bland, lo stesso Ken Brown, era gente che già giocava da tanti anni sul tour, aveva già vinto, perciò quasi a un certo punto questi credo che stavano sperando tanto, questo prima o poi rompe, c'era 5-6 coppie, però poi devi molla. Allora erano quasi convinti che io mollassi, perché a un certo punto ho visto quasi che loro giocavano tranquilli, anche se stavano a tanti punti, convinti che io prima o poi mollassi. E è ovvio che sì, che tutto questo, mettilo insieme, i fairway mi sembravano piccoli. Certo. Non era la mia solita acqua santa, che io giocavo con gli amici, con Stefano Betti specialmente, con quale saluto, e siamo cresciuti insieme e conosciamo il campo praticamente a memoria. Però in quei giorni lì, che anche il campo lo conosci, ti cambia completamente, per il vento, per le sensazioni, per la tensione, perché la tensione poi era... Hai fatto molti colpi di recupero, te ne ricordi uno in particolare? Guarda, uno che mi ricordo, che credo che non riuscirei a far più ne oggi, fu alla 9, quando andai a sinistra sulla discesa del tee della 10, col bunker davanti in discesa, la bandiera lì dietro corta, e feci un colpo incredibile che credo che se ci riprovo mille volte non ci riesco più. E quelle sono quelle cose che ti fanno pensare, cosa che io ho sempre pensato, che è scritto prima, quando devi vincere, che quella era la settimana mia, e poteva succedere qualsiasi cosa, ma credo che difficilmente avrei perso quella gara. Sensazioni che poi magari non riavi più, io non l'ho più riavuta questa sensazione di certezza, però quella settimana lì venivo fuori dei colpi che, ti ripeto, se oggi ritorno lì, io ho un film dell'Open che mi fecero all'Acqua Santa e ho visto dei colpi che ho fatto di recupero che credo, se ci riprovo oggi, non ci riuscirei mai più. A me ha impressionato soprattutto per quello, ho un grande ricordo di questo, ecco. Grazie Massimo. Sì, sicuramente, grazie a te Antonio. Senti, Max, c'era Francesco Gatti che voleva farti una domanda. Sì, ecco. Oh, sì, volevo, visto che abbiamo parlato di bastoni e di attrezzatura, ero curioso di sapere se ti ricordavi con quali ferri e quale palline hai giocato l'Open d'Italia. Sì, ti dico tutto e ti spiego anche perché. Sia io che Stefano Betti avevamo un grandissimo amico che era il papà dei Jacobsen, degli attuali fratelli Jacobsen, che per noi è stato come un papà. Ci prese dilettanti, mi ricordo, a Stresa, e ci disse: ragazzi, se volete, qui c'è, lui ai tempi era già importatore, dice: io ho la Spalding, se volete pigliatevi tutto Spalding, e poi quando diventerete bravi e vi capita di arrivare al primo contratto, andate tranquilli e non vi preoccupate di me. E io giocai con una con dei ferri Spalding Centurion, poi avevo le palline Titleist che mi dava lui gratuitamente, e se ci fosse vorrei ringraziarlo e baciarlo, perché è una persona che a me mi ha aiutato tantissimo. E poi ti dico una cosa, e questa chi la vuol credere la crede, chi non la vuol credere non la crede: mi presi una sacca senza scritte, avevo una sacca Wilson bianca e rossa a cui cancellai tutte le scritte, e fu come un segno premonitore, perché col caddy dicemmo: cancelliamo tutte, vediamo se ci mettiamo delle scritte tra qualche settimana. E partì con questa sacca bianca e rossa che si vede nelle foto, è una sacca Wilson, dove avevo
tolto, ai tempi non venivano cucite ma venivano stampate, io ci avevo tolto tutte le scritte Wilson e ecco, questa è la mia sacca. Poi un drive McGregor che mi aveva dato all'ultimo momento il papà di Nicolò Bisazza, un legno 3 sempre McGregor, ai tempi McGregor era la marca migliore, super ricercata, e avevo un ferro 1 ping, il famoso ferro 1 ping che tutti giocavamo. C'era un giocatore addirittura, Ken Brown, che era detto ferro 1 perché aveva sto ferro 1 ping che giocava da tutte le parti. E i Sandiron erano stesso uno Spalding e uno Wilson che mi facevo da solo, che mio papà aveva un'officina e mi divertivo già ai tempi a bucarlo dietro perché lo volevo più leggero. Eravamo un po' dei premonitori da soli, avevamo capito che alleggerendo il Sandiron dietro potesse più utile, naturalmente quello che usavo solo dal banco e per il gioco corto. E poi sta famosa storia del pat ping, che io non lo avevo e la sera avevo un altro pat, ma il giorno prima finita la prova avevo pattato veramente male, ero sul pat in griglia, un socio dell'Acqua Santa, oggi c'è ancora il figlio e ogni tanto ce lo diciamo, che si chiamava Venati, e mi disse dai prova il mio. Lui famoso grillo, no? Sì, famoso, soprannominato Grillo, e mi diede sto patte, io stavo sul patting, c'era Baldo che mi cercava di aiutare, perché ai tempi Baldo era un buon pattatore e anche un amante della tecnica, per quello che ne potevamo sapere, presi sto patte, iniziai a bucare qualche patte, dico, sai che ti dico, male per male, ho buttato nella sacca e domani patto con questo, e vedi, è tutta una storia che sembra nata da nulla e poi si è conclusa con questa vittoria. Un po' di brividi. Beh, brividi, pure perché per un italiano, Max, vincere l'Open d'Italia significa diventare immortale, no, nell'immaginario collettivo. Io penso che per quanto riguarda noi italiani, nessuno si ricorda chi ha vinto l'Open d'Italia del 79 o dell'81, però quello dell'80 ce lo ricorderemo sempre. Beh, io vorrei però ricordare anche tanti italiani. No, certo. Che hanno vinto, No, vabbè, sì, anche... Pasquali nel 25, ve li ricordo io. Ugo due volte, che poi adesso parliamo di maestri. Io stato Casera nel 48, Ugo nel 50 e nel 54, Dassù nel 76, tu nel 80, nel 76 e Molinari nel 2006 e 2016. Quindi... Allora, io prima vorrei parlare un attimo dei maestri, se posso, spesso la lancia per loro favore, perché oggi si parla di tecnica, abbiamo tutte le conoscenze, abbiamo i computer, abbiamo la tecnica, parliamo tutti, sappiamo tutto di tecnica, siamo migliorati tutti tantissimo. Quello che a me ha insegnato Pietro Manca prima, e oggi mi accorgo che è ancora attuale, Pietro è stato forse un pioniere dell'insegnamento, e io più che altri lo posso testimoniare, perché quello che mi ha insegnato Pietro io ancora oggi lo leggo. Pietro non sapeva nulla, non aveva avevano un maestro che veniva in Italia, John Jacobs, un inglese famoso, John Jacobs, quello che poi è diventato John Jacobs, che ai tempi veniva in Italia, gli faceva un corso a febbraio all'Acqua Santa, e lì loro, anche se non sapevano inglese, con un traduttore, tra l'altro un dilettante, perciò pensatevi cosa poteva tradurre questo dall'inglese, e però sono diventati quello che sono diventati, i precursori della tecnica moderna, secondo me. E quello che io vorrei dire, questo è il messaggio che voglio lanciare un po' a tutti, parliamo di oggi, parliamo di futuro, parliamo di tecnica, ma non ci dimentichiamo chi c'è stato prima di noi, perché se oggi abbiamo una tecnica e possiamo svilupparla con tutti i mezzi che abbiamo, c'è qualcuno prima di noi che è arrivato a questa tecnica, e io Pietro non lo posso dimenticare. Pietro mi ha preso in mano a 10 anni e mi ha portato fino all'Open. Poi prima dell'Open fu una mia decisione quella di passare più a un professionista, avevo un po' capito com'era la situazione, un professionista un po' più che era stato anche un grande giocatore come Ugo Grappasonni. Sentivo il bisogno di avere anche delle informazioni più da giocatore che da teorico. E lavorai con Ugo fino alla vittoria dell'Open e subito dopo, questo Silvio se lo può ricordare, perché poi quasi tutti i lunedì io mi presentavo a loggiata, anche se era chiuso, e con Ugo facevamo lezione, andavamo, però più che altro lezioni sul campo, tanto sul campo stavamo, perciò un po' avevamo già capito le storie, la differenza tra il maestro di circolo e il maestro di campo pratica, il coach, quello che poi ti deve aiutare a fare tante altre cose. E insomma, ecco, la tecnica è nata tantissimi anni fa. Un grande personaggio che mi ha aiutato anche tantissimo è stato John Jacobs, una persona che già era famosissima ai tempi e che con molta naturalezza e semplicità passeggiava sul campo pratica. Lui era il maestro, tra gli altri, di Ola Zabal, e è stato poi, però camminava sul campo pratica tranquillamente e ci dava un'occhiata a tutti, non c'era bisogno degli appuntamenti, di questo, passava, ti diceva hai bisogno di qualcosa, sì John, e ti dava un'occhiata con molta semplicità, anche se era il maestro di altri.
Stessa cosa faceva il papà di St. Orance, che a me mi ha aiutato tantissimo perché ero molto amico del figlio, ma insomma il papà di St. Orance in Scozia mi ha dato un bel aiuto, specialmente a imparare a giocare nel vento, cosa che io sapevo far poco. Però ecco, questo è un po' il messaggio. La tecnica di oggi c'è, il golf di oggi c'è, ma non dimentichiamoci da chi c'è stato prima di noi. Io non dimenticherò mai Roberto Bernardini, per esempio. Roberto è stato un pioniere, specialmente per noi dell'Acquasanta, è stato il mito, quello che poi ci ha invogliato a tutti a diventare professionisti e provare a giocare, perché lui diceva sempre a tutti provate a giocare, si può vincere. Ed è stato un buon profeta. C'è qualcuno che ha ancora domande? Siamo in 41. Nessuno? Piero Sabellico, ho visto che ci sei. Sì, stavo proprio per togliere il muto per fare una domanda a Massimo. Prima di fare la domanda a Massimo vorrei dire un'altra cosa importante. 40 anni fa, questo chiaramente farà inviperire tutti voi romanisti, 40 anni fa lo scudetto l'ha vinto una grande squadra. Dalle strisce nerazzurre, questo per l'amico Colonna che sarà inviperito per questa cosa qua, l'allenatore era Bersellini, e quindi insomma tanto per volerglielo ricordare. No, io volevo domandare, sono molto d'accordo con quello che ha detto Massimo su alcune cose adesso proprio dell'ultimo suo intervento riguardo alla tecnica, però io volevo fargli un'altra domanda. Che cosa lui con l'esperienza di oggi avrebbe cambiato dopo l'Open d'Italia per il resto della sua carriera? Se c'è stata qualcosa che lui non ha fatto o qualcosa che lui ha scelto di fare in un modo e col senno di poi, sono capaci tutti, facilissimo, invece dire se avessi fatto così forse sarebbe stato diverso. Grazie Piero, ti saluto e forse noi ci siamo stati un po' di anni insieme alla scuola e ci conosciamo da tanto e tu lo sai già questa cosa qua. Il mio più grande errore, che lo riconosco, è stato quello di una volta aver conosciuto, ed era agli inizi della sua carriera, David Ledbetter, essere stato in America da lui insieme a Faldo. L'errore è stato quello di non rimanere lì. Tutti quelli che sono rimasti lì, Faldo, Nick Price, Dennis Watson, David Frost, tutti i sudafricani, sono diventati tutti grandi giocatori. Credo che a me è mancato quel salto di qualità che ai tempi me lo poteva far fare solo un coach dalle grandi conoscenze tecniche e in un golf come quello americano e non quello europeo. Mi ricordo ancora le parole di Nick Price, il sudafricano, del quale era una delle persone del quale io ero molto amico, che mi chiamò dall'America, mi mandò anche una lettera dicendo vieni qua, è il posto per noi. E io non ci credetti, rimasi in Europa e lì. Questo è stato, credo, il più grande errore della mia vita, che ancora mi rimpiango quando ripenso un po' alla mia carriera. È forse il buco nero della mia carriera, non aver avuto il coraggio per un anno, due anni di mollare l'Europa, di star senza giocare e fregandomene degli sponsor, che a tempi avevo purtroppo parecchi sponsor e con contratti firmati, ma dovevo rischiare, rimanere in America. Forse, non c'è il senno di poi, non c'è il riscontro di poi, ma tutti quelli che sono rimasti lì da lui sono diventati grandissimi giocatori, hanno vinto Major e cose del genere, e io me ne tornai in Italia. Ecco. David mi fece proprio la domanda, vogliamo cambiare o vogliamo dare un'aggiustata? Io dico, ma però proviamo a dare un'aggiustata, e invece persi solo del tempo. Devo avere quel coraggio che a me è mancato. Grazie. Errore che abbiamo fatto in tanti, Max. Purtroppo noi italiani l'abbiamo fatto in tanti, sì. Credo che ancora oggi tanti di noi lo fanno. Penso a Matteo Manassero, un ragazzo del quale io ho una stima pazzesca, penso a Dodo Molinari magari, ecco. E invece per me il più grande, quello che ha fatto la grande scelta e ha deciso di andarsene in America è stato Francesco Molinari. Francesco ha fatto la grande scelta quando ha visto che qua aveva ottenuto tutto, ma poteva ottenere di più perché non aveva ancora vinto un Major. Però lui ha deciso di andare in America a prendersi uno staff. L'ho visto all'Open d'Italia quanta professionalità c'è nel suo staff, è tutto al momento giusto. Mi ha colpito il caddy che tira fuori la vaschetta col mangiare sul campo pratica quando lui sta facendo gli approcci. Cioè, è tutto, oramai ci vuole uno staff, ci vuole qualcuno dietro che ti segua, altrimenti il salto di qualità non lo fai, specialmente per noi italiani, che poi ai miei tempi venivo da un paese dove conoscenze tecniche ce n'erano pochissime, cioè il golf non era niente.
Max, credo, sono Antonio sempre, credo che sia stata la stessa scelta che ha fatto anche Roberto, con grande fatica, no, ad andare in America. Forse hai seguito anche un po' il mentore, quello che è successo a Roberto prima. Credo che lui abbia fatto delle scelte di rimanere in Europa, anche lui, no? Beh, Roberto sì, però Roberto parliamo tanti anni prima, lo posso capire, sai, è sto ragazzo giovane buttato in America da solo, viveva in una, te la racconta, ti fa morire da ridere, viveva in questa villa mega galattica sul mare, con l'autista che lo portava di qua di là, sto sponsor americano, italo-americano che lo riempiva di soldi di qua di là, però gli mancava l'Italia, era solo, erano altri tempi. No, anzi, io ti dico, quando Roberto fece quello, ecco, l'unica cosa che pensai è non far come Roberto, però proprio non ebbi la come ti posso dire, la forza dentro di me di dire stacco tutto, me ne vado e sto in America, anche se le Petre spingeva, mi diceva resta qua, lavoriamo, che possiamo fare grandi cose. Poi io provai anche a portarlo in Italia, David venne in Italia per un po' di anni, due volte all'anno, per un gruppo di professionisti, quelli che giocavano, avevamo fatto una specie di team all'Italia e ce lo portavamo qua due volte all'anno, ma non bastava. Dovevo star là, erano gli anni d'oro, quando poi c'erano tutti, c'era Faldo. Cioè, visto che queste scelte le aveva fatte uno come Faldo, che ti dice voglio arrivare a vincere un major e non mi basta quello che ho fatto, io rispetto a Faldo ho fatto praticamente niente. Certo, certo. Devo restarci anch'io, ecco, basta. Però ormai è tempo passato. Vabbè. Ripensare a quello che è stato, basta. La carriera è stata così, va bene così, e pazienza. Ma certo, grandi complimenti comunque. Ecco. Grazie Antonio. Poi Max, a un certo punto hai lavorato anche per la federazione. Io ricordo che insieme abbiamo giocato un europeo, Under 18, a Torino. Sì, mi ricordo benissimo, a Torino, una squadra divertentissima, con Urbani squadra, e tutti mi dicevano come hai fatto a mettere Urbani squadra. No, io volevo dire questo, esatto, che tu in quell'occasione lì hai lavorato tanto sul gruppo, no? Noi non è, probabilmente eravamo una buona squadra, ma non una squadra da terzo posto, da podio, quell'europeo lì, no? Eppure tu hai cimentato il gruppo in modo che appunto che rendesse al massimo. E ricordo appunto, quello che hai detto te, hai fatto una scelta impopolare, no? Tenesti fuori Massimo Scarpa da quello europeo e scegliesti Urbani e ne facesti soprattutto solamente una questione di gruppo, no? Diciamo che questo rispecchia un po' il tuo carattere anche, secondo me. Beh, guarda, sì, era il coach deve essere questo, quello che non pensa ai nomi, non pensa al curriculum, ma pensa a quello che può servire all'interno della squadra. A volte lo vedi anche nelle squadre di calcio, in quasi tutte le squadre. Il golf è uno sport singolo, ma quando è squadra, a volte sono degli elementi che magari non servono per vincere, ma sono quelli che, diciamo, i portatori della borraccia d'acqua, quelli che ti servono, ti aiutano in qualsiasi momento, che ti stanno vicino. E Alessio era uno di questi, ci aiutò tantissimo. Io mi ricordo che eravate una squadra di ragazzini divertenti, ma sì, buoni giocatori, ma io pensavo che non facessimo niente. Poi però giorno dopo giorno, lavorando su di voi, cercando di farvi far gruppo, mi ricordo la sera, ste belle serate a cena tutti insieme, a cercare di parlare, di unire, di far gruppo. In questo a me mi aiutò tantissimo un'esperienza che io ho fatto. Noi ai tempi giocavamo un incontro che era Europa del Continente contro Gran Bretagna e Irlanda. Non c'era la Ryder Cup per noi continentali. Se vi ricordate era riservata solo a Gran Bretagna e Irlanda contro gli United States e poi grazie a quel mito di Severiano Ballesteros fu aperta anche a noi continentali e giocavamo questo incontro. Io fui messo in squadra con tutti i diritti perché avevo vinto l'Open d'Italia, insomma ero nell'ordine di merito davanti nei 10 che venivano convocati per l'incontro e capitano era Angel Gallardo, che tutti credo conoscete, anche vincitore dell'Open d'Italia nel board della PGA European Tour, insomma un personaggio importantissimo. E lui invece mi trattò in squadra come se io fossi l'ultimo arrivato, non mi fece mai giocare. Io stetti in riserva tutti i giorni finché purtroppo, e questo quello da lì presi esempio, l'ultimo giorno, mezz'ora prima di partire, tanti dicono ho fatto neanche pratica, perché lui aveva dato l'ordine dei singoli, io non avevo mai giocato nei 3 giorni, lui a campo pratica si era messo ultimo in partenza, tra l'altro contro St. Torrance, e mi dice, mi vengono a chiamare, ho mal di schiena, non ce la faccio, preparati, giochi te. Io dopo 5 giorni che non toccavo bastone, no, vado a tirare 2 colpi di pratica e mi ritrovo ultimo in partenza contro St. Lawrence e a un certo punto il match mio diventa il match decisivo per battere per la prima volta gli inglesi. Pensate che Severiano Ballesteros, che aveva vinto per primo alla 12-13, corre dietro e mi viene quasi a fare da caddy,
mi viene lì vicino Massimo, Massimo mi ha aiutato in tutti i modi, perché a questo punto io mi trovavo esordiente, senza aver mai giocato, a dover combattere contro Sant'Orance per il match adesivo, che poi persi alla 18, non vi dico come cosa mi imbucò Sant'Orance, che ancora grida vendetta, se no finiamo pari, il match per la prima volta, il continente non perdeva con Gran Bretagna e Irlanda. Però quell'esperienza lì di aver considerato me giovane, che bravo, vinto l'Open d'Italia, ma anche fatto buoni risultati nell'anno nel tour, tra l'altro ero entrato sesto in squadra, neanche, non mi aveva mai fatto giocare, e quell'esperienza mi disse che se tu non riesci, un po' come fece Faldo in una Ryder Cup, se vi ricordate, no? Fece giocare alcuni giocatori sempre, altri per niente, e poi l'ultimo giorno pagò nei singoli. E quell'esperienza mi disse che forse è meglio avere dei giocatori meno forti che aiutano alla crescita del team, piuttosto che avere tante stelle che poi non vanno d'accordo magari tra di loro, e nel team non c'è quell'ambiente, che se non si crea quell'ambiente di aiutarsi l'uno con l'altro, nello sport di squadra non fai niente. Però mi ricordo, Gianluca, questo che poi trasformammo in un grande risultato, a sorpresa, perché finiste terzi, bravissimi, in un campionato d'Europa, erate praticamente tutti i ragazzini esordienti, mi sembra ci fosse Florioli, gente del genere, Peppo Canonica, no? No, eravamo io Santi, Reale, Gianmarco Croce, Urbani e Marco Mores. Marco Mores, ecco, pensa sì, sto qua. Era quello più forte. Sì, me la ricordo, sì. Il giocatore più forte del tuo periodo che più ti ha impressionato tra tutti quanti? Guarda, ce ne sono quattro. Per la sua voglia di vincere sicuramente è facile, dovrei un nome, Severiano Ballesteros, è stato forse il mito. Io giocai in ultimo giro in Irlanda con lui. Di una bellezza a giocarci, non vedevo, speravo che non finisse mai quel giro per quello che ho visto in mezzo al campo. Chi dice che io all'Open d'Italia ho drivato male doveva vedersi quel giro di Severiano Ballesteros. sapete normalmente dove cammina la gente negli Open, nel RAF in Irlanda, giocavamo a Royal Dublin a destra e a sinistra, lui andava oltre dove camminava la gente col drive. Ok? Ci lasciavamo sul tee e ci ritrovavamo in green. Indovinate quanto ha fatto Severiano Ballesteros giocando 14 buche in quel modo, e poi vabbè, le ultime 4 in modo incredibile, meno 3 in un vento che non finiva mai, ecco lì mi sembrava di rivedere quello che è successo a me all'Open, dove andavi, tiravi sempre al green, salvavi sempre il par, facevi bene. E poi gli altri sicuramente per la sua forza interiore, di morale, di voglia di riuscire, Bernard Langer. Io che l'ho conosciuto da vicino non lo dimenticherò mai. Forse il giocatore che aveva le più grandi possibilità di smettere di essere un incompiuto è diventato un grandissimo giocatore di golf. Poi gli altri due, per Glenn Norma per il suo estro, era già un funambolo, quello che oggi farebbe milioni con gli sponsor, perché il personaggio giusto sarebbe il Tiger Woods forse di oggi, ma un personaggio estroverso, si permetteva a parlare con tutti, era un casinaro, ecco questo qui. E poi forse per le sue possibilità che non aveva, ma colpito tantissimo, Manuel Pinero, questo piccolo spagnolo magrolino che invece combatteva e non mollava mai nel vento. Però ne ho conosciuti tanti di buonissimi giocatori. Massimo, scusa, posso farti una domanda ancora? Mancherebbe, scherzo. Niente, no, invece volevo sapere quali sono stati il più simpatico e il più antipatico con i quali hai giocato sul... Allora, il più simpatico è sicuramente Nick Price, una volta in Germania, eravamo entrati ultimo e penultimo, giocavamo insieme, il primo giro veloce, perché lui doveva pigliare l'aereo per Sudafrica, perciò giocavamo, eravamo tutti e due velocissimi, ma giocavamo velocissimi. A un certo punto, alla 10, mi dicevo, stiamo correndo senza neanche parlarci, ti racconto una barzelletta, mi sei raccontato le barzellette in mezzo al campo, era divertente, in crespo pazzesco, ma anche fuori dal campo, infatti era uno dei miei migliori amici. E il più antipatico, guarda, non ricordo il nome, ma era un inglese che mi voleva far squalificare in Portogallo, perché secondo lui, da due buche dopo, aveva visto che avevo droppato male una palla, e fece una cagnara, mi riporto lì col giudice arbitro, con i miei marcatori, quali dicevano, guarda, c'è la zolla, no, non è vero, questa non è la zolla sua, lui è droppato in un posto diverso, una cosa così. E poi era antipatico, anche quelle rarissime volte che ero costretto a starci a cena, perché magari con Baldo facevamo queste comitive a cena tutti insieme, era veramente scontroso, pesante, ti parlava sempre di sta cosa,
ecco, una persona molto spiacevole, insomma, starci insieme. Grazie. Max, il giocatore che poteva ma non è stato? Massimo Mannelli. Eccoci. Sono sincero, poi ce ne sono stati tanti altri, però io sono uno di quelli. Sono uno di quelli che tanti italiani che potevano, non siamo riusciti a fare quello che forse va. Adesso vi dico una cosa, che questa è scritta su un giornale, io non ce l'ho più perché la mia, avevo tutti i ritagli, non so dove mi sono finiti, l'ho perso. Ma dopo che io vinsi l'Open d'Italia, più o meno a maggio, quando ci presentammo in Inghilterra, ci fu un titolo di un giornale inglese, non mi ricordo se il Guardian o Daily Telegraph, che disse... forse è nato un italiano, un giovane italiano che potrebbe essere quello che contrasta Severiano Ballesteros in Europa. Punti di sospensione, Massimo Mannelli, per dirvi come io ero considerato ai tempi degli inglesi, che mi conoscevo già a livello dilettantistico, però poi non sono stato anche perché ero un pioniere, non avevo nessuno. Ai tempi c'era già chi aveva il coach, il manager, tantissime cose che io non ho avuto, anzi quei pochi persone che hanno provato a farmi da manager, lo dico anche se con dispiacere, mi hanno creato più danni che aiuti, però l'Italia era questa. Ciao Massimo. Ciao, oh, Simone, ciao. Come Simone, ho ciao. Due domande. Dimmi. La prima, se hai ancora con te quella sacca. Allora, quella sacca l'ha regalata, l'ho data a mio papà, perché gli piaceva averla lui, e mi disse un giorno, l'ho prestata a un nostro amico comune, che è stato anche presidente dell'Acqua Santa, ma veramente una grande persona, e poi invece mi disse Massimo, ma papà me l'ha regalata. E ho detto, vabbè, te la lascio col cuore, e adesso era in su, l'avevamo regalata a lui. Bene. La seconda è, per quanto riguarda la tecnica del pat, oggi si sa che ci sono tanti punti importanti, accelerazione... E punto di contatto è quello che vuoi mettere dentro. In quegli anni su cosa si lavorava sul pat? Quali erano i punti forti? Cioè colpirla decisa, guardare la buca, avere tanta voglia? Allora, ti rispondo in modo semplice. Se avessi oggi, avessi avuto allora le conoscenze di oggi, forse sarebbe stato un po' più facile. Se avessimo, avessimo avuto i green oggi, di oggi, allora sarebbe stato tutto ancora più bello, e se avessimo avuto i pat e le palle di oggi sarebbe stato più facile, ma la cosa che ci è mancata è che noi andavamo su green e pensavamo solo a imbucare, non sapevamo né come fare il pendolo, le spalle, le mani, chi pattava di mani. Se ti dico devo dirti Alberto Croce pattava a colpo secco, ho sentito parlare di Baldo, mi diceva che pattava con le spalle, però dicevi ok, cosa vuol dire? Boh, nessuno poi sapeva spiegarti cosa vuol dire, perciò era più un dono di natura, ognuno cercava di imbucare, poi se come sapeva. Come sapeva, sì, poi provavi a imitare, qualcuno ti dava una dritta, però gli esercizi, la tavoletta, che ti posso dire, il capto, tutto quello che c'è oggi, chimere, perciò era più abilità di mani. Forse ti faccio un esempio che è un po' quello dello sport, no? Mi rifaccio alla Formula 1. La Formula 1 una volta contava il pilota, se sapevi guidare mettevi la macchina apposta e la guidavi. Oggi il pilota non fa più niente, spingi i bottoni, ti dicono dammi motore, ti levo motore, metti questo, fai quello, hai tanta benzina, le gomme devi venire a cambiare sto giro, sei autoguidato come siamo oggi. Oggi siamo autoguidati. Io ho avuto una bellissima impressione da una parte e poi mi ha lasciato un po' di amaro in bocca vedere Francesco oggi, avendo conosciuto Francesco da tanti anni, mi sembra diventata una macchinetta dove il coach gli spinge il bottone, il caddy gli spinge il bottone, il mental coach gli spinge il bottone e poi lui non spinge il bottone per il campo. L'ho visto all'Open d'Italia, sono rimasto anche abbastanza stupito di come Francesco ha giocato male e forse sta ancora giocando male. Sembri diventato una persona in mano a degli esterni che però poi in campo ci vai te con le tue emozioni, con le tue sensazioni, con le tue difficoltà, con la tua testa, perché poi nel golf possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma per il giocatore la testa è tutto. Puoi vedere i fairway larghi chilometri e puoi vedere i fairway larghi un palmo, ma nessuno lo sa, non lo puoi trasmettere a nessuno perché sei tu che stai tirando il colpo. E allora qui dove c'è molto molto cuore, molto te stesso, molto te proprio te giocatore con la tua testa, vedersi gestire dai box secondo me non è possibile. Mi spiace, ma questa è la mia idea, poi verrò smentito dalla modernità del golf, ma nel golf non puoi essere gestito dai box.
era un golf più romantico, caro Max. Beh, era come il tennis, forse, no? Vi ricordate il tennis di Nastase, di Panatta? E questa era il golf Borg, McEnroe, eccetera. Sì. Bravo, non era botte via come oggi. No, c'era, più c'era più fantasia. Posso fare una domanda? Posso dirti solo una cosa? Una volta nella sacca c'erano 14 bastoni e li usavi. Oggi il golf è di 3 bastoni, drive, sand e putt. Io la vedo così, poi. Sì. Dai, Tony. Gianluca. Ah no, chi? Gianluca, sono Andrea Calcari. Oh. Ciao Andrea, oh, come stai? Ciao Andrea. Ciao Massimo. Ciao. Ascolta, io ti faccio una domanda. Ai ragazzi di oggi che vogliono intraprendere la carriera da professionista, tu che consigli daresti? Fate un altro mestiere. Bene. Scusami, sono molto, molto serio. Io sto, ti dico una cosa, io negli ultimi anni sto lavorando, ho fatto un'esperienza bellissima, poi non è finita come volevo, ma ho fatto un'esperienza bellissima a Miglianico, ero stato chiamato per questo, perché loro vanno a lanciare una academy di giovani, e eravamo arrivati a avere in un posto, posso dire tra virgolette, sconosciuto, 50 ragazzini nella nostra academy. E io mi sono buttato proprio col cuore in mezzo a loro. Facciamo lezione tutti i pomeriggi, ero riuscito a portare su questa accademia, avevamo preso brevetti giovanili, e poi ho continuato con un ragazzo che giocava abbastanza bene, piccolo, che mi ha seguito quando sono andato via, è tornato all'Acquasanta e tuttora lo seguo. E seguendo lui sto molto e molto in mezzo ai giovani, tantissime delle gare mi faccio praticamente quasi tutto l'anno in mezzo a loro. E devo dirti una cosa, che oggi è diventato uno sport dove i genitori pensano tutti di avere dei fenomeni in mano. Io lo sento proprio, mio figlio ha fatto 80, ma questo, io spendo un sacco di soldi, come se fosse automatico un ragazzino di 14 anni va in campo e fa 67. Ma 67 o meno, più, non lo fanno tutti, devi avere delle doti per farlo. E io mi accorgo che tutti i genitori vorrebbero oggi, non vorrebbero, penso di avere il Tiger Woods in casa e tutti pretendono tanto, ma diventare un professionista di golf e giocatore ai tempi di oggi, e qui vorrei sentire anche Piero Sabellico, che segue, secondo me uno dei giovani più promettenti del professionismo italiano, e lo sta tirando su anche lui giorno dopo giorno. Oggi sto ragazzo partito dall'Aps è già sul Challenge, io gli auguro di arrivare, se il padre glielo permetterà, sul Tour europeo. E credo che non sia facile inserire un giocatore e portarlo a dei buoni livelli o ad arrivare ai buoni livelli. Perché? Perché ce ne sono troppi, tantissimi di giocatori. Oggi devi essere fisicamente fortissimo, cosa che una volta non contava. Oggi se non hai fisico non c'è andare a giocare a golf. Se non tiri drive a 300 metri non c'è andare a giocare a golf. Se non fai 26 watt a giro non c'è andare a giocare a golf. Se metti il sandale a 2 metri alla bandiera non c'è andare a giocare a golf. Allora, quanti ragazzi hanno queste doti che possono permettersi di andare sul tour? Poi se fare il professionista di golf vuol dire a 40 anni giocare all'Abs Tour, vabbè, allora ognuno poi nella vita si fa i suoi obiettivi e sa i suoi limiti, ma io che ho provato a fare una cosa un po' più grande di me, il mio sogno era quello di arrivare sul tour americano e vincere un major, dico che oggi è dura, ragazzi, oggi è dura e ci vogliono tanti soldi, poi tanti soldi, perché oggi costa tanto. Oggi fa stagione di golf tra coach, mental coach, girare gli hotel e tutto quello che ne consegue, quanto costa? È facile, ecco perché dico, forse sono mestieri meno appariscenti che non ti fanno diventare una star, però guadagni tuo. Pensiamo a quanti Francesco Molinari sono arrivati e quanti non sono arrivati e quanti non ne arriveranno. E questo qua, secondo te, è un'analisi un po' pietosa, ma io credo che bisogna essere onesti con i ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera. Però chiedo a tutti voi che li avete. E questo cambiamento, secondo te, questo cambiamento da che cosa è dovuto? Chi è che ha scatenato questo cambiamento del golf? C'è stato un personaggio, secondo te, che ha portato il golf a questo livello oppure ci è arrivato da solo? Guarda, noi c'eravamo un po' già arrivati con Greg Norman. Greg Norman è uno, e poi dopo Faldo ha subito seguito lui e i sudafricani, la palestra. Questi hanno cominciato a fare ore e ore e ore di palestra, cosa che noi diciamo, ma questi, cioè ricordatevi i professionisti del tempo mio, c'erano tutti la panzetta, con la birra in mano, i professionisti di oggi. C'era Gary Player, ti ricordi che Gary Player dicevano che a 30 anni era finito lui? Gary Player era... No. Gary Player, io l'ho visto, io l'ho conosciuto di persona, ci ho giocato una volta, questa vi faccio ridere, ci ho giocato una volta a Moor Park in Inghilterra, abbiamo giocato insieme e sapete che Gary Player aveva il problema di questo accentuato hook, ma delle volte diventava un hook incontrollabile. Finiamo il giro, ne aveva fatti tanti, ma una persona, un signore, veramente un signore, è uno dei cinque personaggi che se abbiamo tempo vi dirò che ho conosciuto veramente signori, finiamo il giro, allora andiamo sul campo pratica, tutti
Gary, quanti hook hai fatto oggi? Hai perso un po' di palle? Dice, io hook? No, io ho fatto slice. Mi fece Massimo, di a loro che io ho fatto slice. Se girava dall'altra parte da mancina, diceva, questo è slice, non è hook. Perché lui si doveva convincere nella sua testa che non faceva hook, perché era il suo punto debole. Perciò, capisci, Gary Player è stato sì il primo, però non è quello che ha inciso secondo me tanto. Per me, dai tempi miei, hanno inciso questi. E poi parliamo di Tiger Woods. Tiger Woods, secondo me, è il giocatore che ha cambiato il golf da manualità a forza fisica. No, infatti lo vedete, poveretto, poi oggi fatica, ha fatto tante operazioni. E poi, io sono di quelli che lo pensa, qualcosa si usa anche nel golf, come in tutti gli altri sport, per arrivare a quei fisici qualcosa si usa, perciò oramai il golf ci sono troppi interessi, troppi soldi in giro, guardate quanto pagano i grandi sponsor, guardate cosa vuol dire oggi vincere un major, vincere sul tour americano, cioè montagne di soldi, e il golf è diventato lo sport come gli altri, uno sport olimpico, ha i suoi numeri, ha i suoi interessi economici dietro e commerciali. Guardate cosa sta succedendo con quello che stiamo vivendo in questo periodo col calcio. Si stanno a litigare per un titolo che quello lo vorrebbe lui, quell'altro può vincere quell'altro, perché dietro ci sono le televisioni commerciali che se giochi pagano, se no fallisci. Questo è lo sport oggi. Tanto, tanto interesse commerciale dietro che ai tempi miei non c'era. Forse dopo questa situazione torneremo appena appena indietro, magari. No? Sì, eccomi. Andiamo. Vedrai. Grazie sì, a te. Allora, ci deve lasciare Francesco, che ringrazio. Grazie Francesco, grazie dell'opportunità, ringrazio la PGI, in nome tuo vorrei ringraziarsi il Presidente del Consiglio, grazie. Volentieri, grazie mille Massimo, mi hai fatto venire i brividi, è stata un'esperienza meravigliosa, saluto tutti. Devo andare dalle bambine. Vuoi aggiornare un secondo sui prossimi segni a breve? Sì. Dici. Allora, intanto vi vorrei chiedere, visto che ho una chat nella quale scrivo, diciamo, tutti gli aggiornamenti, se volete mandarmi il vostro numero, che così vi inserisco, perché alcuni di voi non ho i numeri di telefono e quindi non riesco a comunicarli. Allora, nel brevissimo noi avremo... domani un incontro con i fratelli Molinari sulla pagina Instagram della Edoardo Molinari Golf Academy, e tra di loro insomma ci sarà una bellissima chiacchierata, e poi venerdì ci sarà un altro workshop molto interessante sul PAT, interverranno Gaudioso, Zappa e Bertoli e faranno un'analisi generale del gioco corto. E sarà un momento di condivisione, quindi sarà un bellissimo momento. Poi ce ne saranno tanti altri che appunto vi racconterò. Probabilmente alle 14.30 venerdì c'è l'incontro con Dodo, anche per la PG. Esatto. Poi mando tutti. Quindi scrivetemi, adesso se volete appuntarvi il mio numero, che così magari mi mandate un WhatsApp, è 373-7741-949. Magari lo scrivo nella chat, che così rimane. E adesso io purtroppo devo scappare perché ho le bimbe che sennò mangiano mia moglie. Sì, tranquillo, grazie a te, grazie di tutto. Ciao Francesco, grazie a tutti, grazie Massimo, a presto. Grazie a te. C'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda, oppure Massimo no. Magari a qualche... No, io nell'80 facevo da Gabby all'Acqua Santa e venne sto Greg Norman, che era forse il primo anno che giocava al tour europeo, Massimo. Sì, era il primo anno, era arrivato dall'Australia, era il primo anno che giocava quasi. E io ho avuto la fortuna di far da Gabby a quelli soli, che giocava, ha fatto un giro con questo Greg Norman. Io, ai tempi, mi ricordo, mai visto uno tirare così forte la palla. Vento contro alla sette, quei legni di legno, poi i tigi erano dietro. Lui drive il legno 4, mi sei in macchia del green, io dicevo, questo chi è? Già lì si vedeva che era uno che c'era di qualità spaventoso. Ti dico che è l'unico, noi lo chiamiamo il primo che ha rotto la barriera del suono, alla 12 all'Acqua Santa, drive 9 l'ultimo giorno. Drive essendo alla 13. Drive essendo alla 13. Ma oltre i sassi, ma ben oltre. Sì, ma Gianluca, alla drive essendo alla 13 è una cosa che... Poteva essere alla possibile, 10, ma drive wedge alla 12 era una barriera nuova e ha aperto nuovi orizzonti. Non anche adesso drive wedge alla 12
Sì, ma oggi è normale, oggi se non giochi tra i wedge a 12 non è meglio che non giochi. Io l'ho visto quei ragazzi, tirano tutti i bastoni così, ma ai tempi nostri io conoscevo l'acqua santa, io avevo tirato al massimo drive 7, drive 8, ma questo drive wedge ha tagliato sì, la sì, curva, giù. Alla 10 l'aveva messa sopra un giorno. Sopra, sopra, sì, sì. Sì, ma Greg era pazzesco, una cosa enorme, era devastante. Ecco, lì abbiamo cominciato a vedere che il fisico, lui veniva dal nuoto, era stato un grande nuotatore, e il fisico contava, c'era cioè un fisico pazzesco. Sì, sì, e gli faceva tacchetti Attila. Sul giornale era scritto il bello e la bestia, ti ricordi Attila? Guarda, sì, Attila, sì, sì, ricordo, come no. Comunque, partendo da questo di Andrea, vi posso dire che siamo passati dal golf, noi finivamo birra, birretta e quattro chiacchiere, adesso finiscono palestra e tutti a nanna. Questo è il golf nostro, il golf di oggi. Oggi finisco palestra, prima di andare in campo palestra. Noi ce lo proibivano, perché sei matto? Non potevi fare niente prima di andare in campo. Anche l'arrivo dei preparatori atletici specializzati nel golf ha cambiato tantissimo la storia del golf. Assolutamente. Comunque tutto, come dici tu, tutto quello, il precursore del golf moderno, diciamo quello che ha dato la svolta è stato Tiger. Beh, Tiger, perché sì, sì. Sì. Quello che il TPI è nato per lui. Ragazzi, non dimenticatevi una cosa però, l'informazione. L'informazione, oggi si sa tutto di tutti, ai tempi non si sapeva niente. Oggi tu sai Tiger cosa fa, vai sui siti americani, vedi anche gli esercizi che fanno. Io ai tempi miei, io giocavo al tour e qui chi sapeva niente. Sì, sì, però lui è quello che ha voluto andare oltre un po' tutto. Perché tutti Comunque a noi tutti ci ha aiutato il Canale 5 col golf nelle case. Quando è arrivato il golf nelle case abbiamo cominciato tutti a sapere di più di golf, a vedere, a capire, a sapere tante, tante belle cose. Una volta non sapevamo niente. Ripeto, io giocavo, se quello che succedeva lo riportavo io scrivevo per una rivista italiana che mi ha detto se mandavo dei pezzi possibilmente ogni settimana per sapere quello che succedeva sul tour, ma non solo a noi italiani, ma per sapere poi chi aveva vinto e come quello che succedeva. Se no non c'era informazione. C'è informazione. Sei 40 anni fa, mezzo secolo fa quasi. Guarda, oggi tu senti parlare in televisione, benissimo, bravissimi i commentatori nostri o chi sia, grande risultato, primi 20, primi 15, primi 7, ai tempi miei se non vincevi non ti guardava nessuno, cioè sai quanti primi 10 ho fatto o primi 20? Però se non vincevi non ti guardava nessuno, cioè nessuno sapeva che tu stai a giocare a British Open, che io stavo al terzo giro, perché ai tempi miei c'erano due tagli, dopo il secondo e dopo il terzo stavo al terzo giro e che so, giocavo con Ben Crenshaw, chi lo sapeva? Nessuno, e io stavo lì e giocavo con Ben Crenshaw, che io ho conosciuto Jack Nicklaus su un parcheggio di un British Open, quella e oggi erano tutte notizie, no? Tutti i giornalisti erano grandi notizie, ai tempi Jack Nicklaus era il numero uno del mondo, cioè anche l'informazione. Sicuro. Niente Max, ci hai raccontato una bella storia. Grazie. Prima di chiudere fammi raccontarti una storia. Quando io ho conosciuto tre signori nel golf, veramente tre signori. Ben Crenshaw, Jack Nicklaus e Gary Player. Veramente tre grandi signori. Gente con la quale ti trattavano come se fossi uno di loro. Anche se erano grandi campioni e tu eri un... Mi ricordo Jack Nicklaus che mi disse italiano, giochi McGregor, perché lui ai tempi era stato il precursore di McGregor. Ah, vieni qua. Cioè, questa è la cosa che... Anche proprietario, no? Credo, no? Della McGregor. Credo che sia anche proprietario, ma fu colpito dal fatto che nello stesso parcheggio, il British Open, io mi ero prequalificato, scendo, apro il cofano, tiro giù la sacca e questo era lì vicino a me, faccio, oh, Nicklaus. Questo viene lì, mi fa piacere. Chi sei? Massimo Mannelli, c'è il nome sulla sacca. Ah, ma dove vieni, Italia? Sei qualificato, che bello, bravo, complimenti. Dice Jack Nicklaus, dico no, che era piacere di conoscerti di persona, capito? Però poi andiamoci a pigliare una cosa da bere, capito? Cioè oggi non succede più. La grande giornata sono quasi tutti così. Pensa che io quest'estate ho giocato la prequalifica dell'Open Championship Senior, no? Poi un pomeriggio ero andato a camminare all'Itam and Santen e su una buca ho incontrato a un certo punto Gerry Pate. Gerry Pate l'Open degli Stati Uniti, no? Sì, Gerry Pate l'Open degli Stati Uniti. Esatto. E lo seguivo, si è agitato, si è presentato, ma mai visto né conosciuto, e ha parlato con me tutta la buca. E addirittura mi ha detto su che campo giochi la prequalifica e mi ha spiegato, secondo lui, la strategia che avrei dovuto usare. Capito? Per farti capire, no, proprio la differenza.
Questa è la grande differenza, però credo che oggi non c'è più tra i giocatori di oggi. Era un golf più romantico. Più romantico. Non c'è più tempo, ma mi ha fatto l'incontro con Payne Stewart, poveretto per la fine che ha fatto. Io ho avuto la fortuna di conoscere e giocare con Payne Stewart. Beh, Payne Stewart è un altro eccezionale. Sì, è stato un peccato. Ma era gente che ti chiamava e ti invitava a cena con loro, per dirti, però non sei nessuno, eppure ti invitava a cena con loro. Io ho cercato di conoscere Tiger Woods, perché io ho 12 guardie del corpo, ci voleva il passaporto, l'autorizzazione del Presidente degli Stati Uniti. Già, è più umano Mickelson da questo punto di vista. Mickelson sì, forse sì, ma sicuramente ce ne saranno di umani, però è cambiato quello, che il golf oggi è troppo interesse commerciale dietro, e è ovvio. Ragazzi, che se vinci, noi eravamo altre cose. 100 milioni di dollari l'anno guadagnava, per 10 anni ha guadagnato 100 milioni di dollari. Ti posso dire una cosa, scusa se ti interrompo. Se veniamo a Ballesteros, ha guadagnati ai tempi molti di più di lui, ma se veniamo a Ballesteros, quando è arrivato, che non era un ragazzetto, e quando ha vinto, che era numero del mondo, era rimasto uguale. Tu, per se veniamo a Ballesteros, eri la stessa persona, non è che dopo non ti guardava più in faccia. E così Paolo... così Langer, così Santorans, capito? Io ancora oggi incontro Santorans, ci siamo incontrati in Scozia, è venuto lì, siamo bevuti una birra, ricordarci i tempi. Ah, ma se ti ricordi quando ti avevo detto forse era meglio che arrivavi secondo, meno pressione, siamo messi a chiacchierare per ore. E questo oggi non succede più. È ovvio, il mondo è cambiato lo sport. Uno dei più grandi rimpianti della mia carriera, a Madeira, gara del Tour, c'era ancora Severiano, uno degli ultimi anni. Eravamo rimasti sul putting green 3-4 giocatori, c'era pure lui. Ero talmente intimidito, no? Dalla personalità che c'aveva, tutto quanto, che non ho avuto il coraggio di presentarmi e di parlarci solo 5 minuti. Penso, incredibile. Guarda, lui era uguale con tutti. Se andavi lì, ti diceva subito. E poi con gli italiani, lui aveva per noi italiani una passione. Senti, io vedo qui in chat che ti ringraziano tutti quanti. Grazie a tutti voi, è stato veramente un piacere. È stata una gran bella storia. Grazie. Qui. E vorrei ricordare a tutti che venerdì, sia per la PGL che per PGA, appunto, c'è, per la PGA c'è un incontro con Dodo Molinari alle 14:30. E grazie di tutto a tutti. Grazie a Stefano, grazie alla PGL, grazie a tutti. Seguire Roberto Zappa, interessantissimo, col capto, e ci spiega due numeri sicuramente, sempre uno. Ok? Grazie a tutti, grazie Massimo. Gianluca. Gianluca, prima di chiudere al volo, l'ho detto a Gatti, mi piacerebbe vedere una tavola rotonda rocca da su, secondo me sarebbe bellissimo. Sì, vanno contattati, ma anche Roberto, magari anche Roberto. Roberto, se avesse voglia, sarebbe il mito, quello che ti può raccontare Roberto non te lo racconta nessuno. Sicuro, no, è vero. Ho avuto modo. Grazie, chiamatelo. Ciao, se vuole, Massimo, magari, grazie. Chiamatelo, dai. Ci provo. Dai. Un abbraccio, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao Giulia. Ciao a tutti. Ciao Max. Ciao Monichella. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao Gianluca, grazie. Grazie a voi.